La seduta è aperta. Invito l'onorevole segretaria a dar lettura del processo verbale. Seduta del 3 febbraio 2017, presidenza Giachetti. La seduta comincia alle 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 1 febbraio 2017. Presidente da conto delle missioni comunica la convalida dell'elezione del deputato Menorello. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali risponde il sottosegretario Bressa. Intervengono i deputati Fabrizio Di Stefano, Ginobile e Pili. La seduta termina alle 10.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 febbraio 2017 con inizio alle 15.30. La eh, ringrazio onorevole Miotto, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, senza l'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Aiello, Angelino Alfano, Alfreder, Ralli, Artini, Baretta, Catania, Cicchitto, Coppola, Damiano, Epifani, Merlo, Meta, Misura Cascano, Sciulian, Sottanelli e Zoggia sono in missione a decorre la seduta odierna. deputati in missione complessivamente sono 97. Come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato l'allegato a resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è quella dell'onorevole Terzoni e altri colleghi su elementi e iniziative in merito a un progetto in materia di mobilità sostenibile del Comune di Fabriano, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sottosegretaria Velo ha facoltà di rispondere per il Governo. Prego. Sì, grazie presidente. In via preliminare si segnala che il Ministero dell'Ambiente ha promosso, in linea con le politiche comunitarie, programmi e iniziative per la realizzazione di interventi sul territorio finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico urbano, finanziando interventi specifici la cui realizzazione è demandata agli enti locali, quali responsabili di governo delle politiche del territorio. Tra i programmi promossi dal Ministero vi è il programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico. Nell'ambito del quale è stato ammesso a cofinanziamento il progetto del Comune di Frabbiano per un importo di 247.896,68 euro per la realizzazione dell'intervento di mobilità sostenibile. Il relativo POD, Programma Operativo di Dettaglio, è stato approvato nel 2010, e successivamente nel 2012 il Comune di Fabriano ne ha proposto una rimodulazione, resasi, resasi necessaria per l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dallo stato di avanzamento dell'intervento. L'intervento così rimodulato prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio con 26 posti e servizio da bus-navetta per il raggiungimento del centro storico e la realizzazione di un servizio di bike sharing con 16 biciclette di tipo tradizionale. Sono inoltre previste specifiche azioni di comunicazione e promozione nonché azioni di monitoraggio. Per quanto concerne i controlli da parte del Ministero si precisa che viene posta una particolare attenzione al monitoraggio di tali interventi ai fini della valutazione di efficienza delle risorse stanziate ed efficacia dei benefici ambientali conseguiti. In tale contesto si inserisce la collaborazione avviata tra il Ministero e l'Anci, il cui obiettivo principale è quello di condividere informazioni ed effettuare un monitoraggio delle iniziative cofinanziate dal Ministero a livello locale. Attraverso una piattaforma online eh, GIMS, gestione interventi mobilità sostenibile. Tale piattaforma consente di digitalizzare il, il processo di rendicontazione attraverso lo scambio interattivo e di verificare l'efficacia ambientale dei progetti realizzati. Ciò anche al fine di mettere a frutto e scambiare i risultati raggiunti dalle esperienze realizzate, valorizzando così il ruolo dei comuni italiani impiegati nei processi di governo del territorio. Questo sistema di monitoraggio tecnico-amministrativo e di valutazione ambientale consente da un lato ai responsabili comunali la raccolta e la catalogazione sistematica della documentazione amministrativa ed economico-finanziaria dell'intervento e dall'altro ai funzionari del Ministero la verifica di congruenza tecnica e contabile e il monitoraggio anche in termini di minori impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda specificatamente l'intervento in parola, si precisa che è in tuttora in corso e che il Comune di Fabriano ha rendicontato al Ministero un avanzamento pari al 77,67% delle attività previste dal POD. Il parcheggio di intercambio eh, previsto dal POD risulta attivo e consente il raggiungimento del centro storico con mezzi di trasporto collettivo a discapito dell'uso dell'autovettura privata. Da ultimo, secondo quanto riferito dal Comune di Fabriano, si fa presente che è prossima la pubblicazione di una eh, manifestazione di interesse per eh, la gestione del servizio di bike sharing. Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei ter soggetti territoriali competenti. La ringrazio. Onorevole Terzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta. Prego. Sì, grazie Presidente e grazie anche alla risposta del, eh, della sottosegretaria Velo. Eh, purtroppo non posso accontentarmi di questa risposta, non quanto per un problema prettamente al Ministero perché è lodevole l'iniziativa che hanno impreso, ma purtroppo riguardo a come, viene, eh, come vengono monitorati questi finanziamenti che vengono elargiti proprio dal Ministero perché purtroppo, eh, io vengo da Fabriano quindi ho toccato con mano questa esperienza e non ci si può accontentare della piattaforma fatta dallo stesso ANCI che può formata gli stessi comuni quindi dalla risposta del comune stesso, perché un comune non si autodenuncerà eh, mai su quello che, che ha fatto. Il nostro è il paese delle incompiute, lo sappiamo bene visto che dati vengono divulgati ogni anno. Dal 2016 sono stati resi noti i dati forniti dal Codacons relativo al 2014 che si è passati a 868 opere incompiute contro le 692 del 2013. Il problema qual è? È che si ha un monitoraggio delle opere più grandi, mentre le piccole opere che sono appunto queste qui che poi vanno ad influire molto di più sulla vita quotidiana di tutti i cittadini non sono monitorate. E di solito appunto sono questi progetti che, eh, che, che, che pesano di più sulla vita eh, quotidiana. Molti di questi progetti sono cofinanziati appunto con fondi europei, come in questo caso dai fondi ministeriali. E per poter ottenere questi finanziamenti è necessario, come ha già detto la sottosegretaria, presentare un progetto che rispetti delle indicazioni. Nel caso che abbiamo riportato all'attenzione del Ministero è tale eh, è chiaro che questo eh, cronoprogramma non è stato rispettato e che i cittadini non hanno ancora potuto usufruire a distanza di ben cinque anni dalla realizzazione specie del sistema di back sharing dei servizi per i quali quel progetto è stato appunto finanziato dal Ministero. E lo posso dimostrare perché. Eh, ho fatto proprio ieri delle foto per dimostrare che non c'è una bicicletta. Queste sono le tre post post postazioni del bike sharing. Mi dispiace che vedete anche un po' di rifiuti, ma purtroppo non c'è neanche eh, la pulizia della zona. Questo è quello che si trova, che arriva alla stazione di Fabriano. Onorevole Terzoni, eh, mi perdoni. Lo terzioni. so, non si possono far vedere foto, però lei è la documentazione. sa che. Sì, ho capito, però siccome lei è. Siccome questo è un Parlamento a tradizione orale, non con delle slide o delle copie, la invito. Lo sa, ecco, non, non si possono allegare e non possono essere mostrati, e quindi e se no creiamo poi un precedente. Per Comunque, cui chiunque può fidatevi di quello che dico. Ma le 16 biciclette che dovevano essere a Fabriano, non, non, non ce n'è neanche una. E noi ci domandiamo cosa ne penserebbero le amministrazioni che hanno partecipato al bando ma non hanno vinto a causa di un punteggio più basso se venissero a sapere che chi ha ottenuto quel finanziamento poi non ha rispettato quanto previsto per contratto. E cosa dovrebbero pensare quei cittadini che con un senso civico che troppo spesso si è perso segnalano queste situazioni sperando che le cose migliorino? Ci pare assurdo che i ministeri finanziano gran parte delle spese e non vicino su queste opere, perché, come ho detto appunto, l'autodichiarazione del comune o una piattaforma gestita dagli stessi comuni forse eh, non, non va affatto bene e serve un controllo diretto da parte del ministero. Il caso con, eh, concreto esposto nell'interrogazione, che conosco direttamente, mi era utile appunto per capire come il ministero si muove in questi casi. Quindi speravo appunto di eh, sentire che esisteva una forma di controllo più diretta da parte del Ministero. Segnalo ancora, come ho già fatto vedere, che queste biciclette non sono a disposizione della eh, cittadinanza e segnalo anche che Fabriano è uno dei comuni che fra qualche mese andrà al voto, quindi si rinnoverà sindaco, giunta e consiglio comunale e sono già sicura che sputteranno queste biciclette dal nulla. Però il problema, come ho fatto vedere in una foto, questi stalli purtroppo sono lì fermi da cinque anni e qualcuno è anche danneggiato, quindi chissà se funzioneranno mai. Quindi io concludo dicendo ok, bellissimo il progetto che sta portando avanti il Ministero, ma non bisogna far controllare gli stessi comuni come stanno andando non tanto nella rendicontazione quanto nella vera applicazione del progetto che il Ministero stesso finanzia. Grazie. La ringrazio. A questo punto passiamo all'interrogazione 3880 dell'onorevole Lattronico concernente iniziative volte al risanamento ambientale della Val Basento in provincia di Matera. Sottosegretaria Velo ha facoltà di rispondere. Prego. Con riferimento alle problematiche concernenti appunto il sito di interesse nazionale della Val Basento, sulla base degli elementi acquisiti si fa presente che sono state avviate le procedure relative all'attività di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica per ciascuna area perimetrata nel rispetto delle previsioni normative eh, vigenti. Nel corso degli anni si sono tenute per, presso il Ministero dell'Ambiente 41 conferenze di servizi Finalizzata la discussione e approvazione di tutta la documentazione progettuale per l'accertamento della contaminazione ed eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree. Ad oggi risulta essere stata caratterizzata la totalità del territorio perimetrato. Si segnala peraltro che nei casi in cui gli esiti della caratterizzazione non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti dalla norma, è stato dichiarato e concluso il procedimento per circa 2.925 ettari su un totale di 3.330 ettari. Occorre inoltre segnalare che in data 19 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Basilicata l'accordo di programma quadro rafforzato per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli del SIN, dei, nei SIN Tito e il Val Basento per un costo totale. Di 23.473.521,03 euro, individuando quale soggetto attuatore degli interventi la regione Basilicata. Attualmente il cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi previsti per il SIN dell'area industriale della Val Basento è il seguente: completamento dell'esecuzione della caratterizzazione dell'area ex pista Mattei, per il quale è stato assunto l'impegno. Eh, giuridicamente vincolante. Completamento della messa in sicurezza e della bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomarico e Pisticci, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante, si sta procedendo con la gara d'alpalto. Bonifica dei suoli delle aree pubbliche, nonché di quelle agricole colpite da inquinamento indotto nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandino, Grottole, Pomarico e Pisticci, il cui termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti è fissato al 30 giugno 2017. Nel corso dell'ultima conferenza di servizi è stato discusso il progetto operativo di bonifica che dovrà essere integrato, tenendo conto dei pareri formulati dagli enti scientifici complete, competenti. Completamento della caratterizzazione e progettazione delle, della bonifica delle acque superficiali e sedimenti del fiume Basento, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante. Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento, il cui termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti fu stato al 31 luglio 2017. Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito Ex Materit, per il quale è stato assunto l'impegno giuridicamente vincolante ed è attualmente in discussione il progetto definitivo. Giova altresì evidenziare che il Ministero dell'Ambiente ha provveduto all'attivazione all di appositi tavoli tecnici nei, qua, nei casi eh, riscontrati di maggiore criticità. Un esempio è l'area dell'ex liquichimica di Ferrandina dove a seguito delle attività di monitoraggio condotte da ARPA sono emersi superamenti dei limiti previsti nelle acque di falda nelle aree esterne all'area diaframmata e il Ministero ha attivato un tavolo tecnico al fine di definire la sorgente di contaminazione. A tal proposito si sta procedendo a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento di diaframma realizzata nell'area ex liquichimica e a verificare correlazioni tra contaminazione rilevata e le potenziali sorgenti di contaminazione in aree esterne all'area ex liquichimica. E alla luce delle informazioni esposte, questo Ministero comunque continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio sulle attività in corso e a tenere sempre alta l'attenzione sulle problematiche. La ringrazio. Onorevole Latronico, può dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie signor Presidente. Naturalmente ringrazio il sottosegretario Velo per la risposta che tiene conto di una situazione molto complicata, Insomma, la risposta non fa difetto nel racconto di come nel nostro Paese abbiamo la necessità di affrontare questi temi probabilmente con strumenti più efficaci. Perché qui stiamo parlando di un'area che dal 2003, 13 anni or sono, è stata individuata come area da inserire nel perimetro dei siti eh, a grave rischio ambientale, da caratterizzare e da bonificare e in questi purtroppo 13 anni siamo ancora agli impegni giuridicamente vincolanti, che sono diciamo, un modo di dire che abbiamo fatto una parte delle procedure ma le questioni diciamo, gravi di un sito chimico inquinato per migliaia di ettari, dove ci sono falde acquifere, ci sono ancora resti di attività industriale, ci sono attività agricole, ci sono insediamenti umani, le fonti di inquinamento sono lì. E quindi sono 13 anni, non sono 13 mesi e non è possibile che diciamo, lo Stato si arrenda di fronte a un clamore di, questo, di questa portata. Oltre che il racconto degli atti fatti resta quindi la delusione. Per cui, Presidente, non posso dichiararmi soddisfatto, anzi, colgo l'occasione per dire al Governo: se ci sono queste gravi eh, lentezze e queste incapacità di raggiungere gli obiettivi, il Governo ha gli strumenti per intervenire, per sostituirsi, perché non siamo in presenza di una questione burocratica che si può chiudere un anno prima o un anno dopo. Siamo in presenza di fonti di inquinamento che continuano a danneggiare le matrici e le persone che gravitano attorno a queste matrici. Peraltro, lei sottosegretario non ha fatto cenno, io chiedevo quali strumenti di monitoraggio, non solo delle pratiche, ma degli impatti sulla salute dell'ambiente e sulle persone. E su questo anche non c'è una, una parola. Peraltro... Al danno ambientale tuttora presente, perché lì ci sono delle matrici che sono state inquinate e che continuano a rilasciare diciamo, nel tempo i loro, i loro problemi, c'è una crisi che si manifesta anche sul piano produttivo. Questa è un'area a declino produttivo perché era un polo chimico. Se non vengono disinqu disinquinate queste aree, rilasciate, nessun progetto di reindustrializzazione potrà mai realizzarsi. Quindi c'è un danno ambientale e c'è un danno sociale, economico e produttivo su un'area che pure è stata inserita in tutte le carte della programmazione per essere un'area a rilancio e a ripresa produttiva. Quindi noi facciamo un, un, diciamo un, un danno enorme, è il segno di una incapacità dello Stato nelle sue articolazioni di fronteggiare i suoi doveri e chiaramente la salute è un diritto che viene prima degli altri. E di fronte a questa situazione, leggere che sono passati 13 anni e siamo ancora agli impegni, neanche per tutti, giuridicamente vincolanti, c'è cioè un modo per non perdere le risorse, non va bene. E quindi io prego il sottosegretario, e non è la prima volta che noi ragioniamo di questo tema, che non è più possibile dare risposte così. Se gli attuatori di questo progetto di disinquinamento non sono stati in grado in 13 anni di realizzare l'obiettivo per il quale hanno avuto risorse finanziarie è bene che il governo, il Ministero dell'Ambiente si sostituisca e lo faccia rapidamente, senza perdere un giorno di tempo. Aspettano le popolazioni della Basilicata, aspettano diciamo, i soggetti che sono purtroppo, ahimè, stati lesi da questa inadempienza. Grazie. Grazie Onorevole Latronico. Siamo all'interpellanza 2639 di Onorevoli Centemero e Brunetta. Su chiarimenti in merito alla revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione. Onorevole Centemero, chiedo se intenda illustrarla. La ringrazio. Prego. Grazie, signor Presidente. Sarò molto breve. Questa si tratta di una interpellanza che risale molto tempo fa e che riguarda le famose deleghe della legge 107 eh, del 2015, quindi della Buona Scuola in modo particolare gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo. Eh, qui si chiedeva appunto dopo una serie di notizie apparse fuoriuscite dal mio furtivamente apparse del giornale di eh, far sì che eh, il Ministero ci desse eh, contezza e ci chiarisse quali sono i punti eh, nodali del, del nuovo cosiddetto nuovo esame di stato che per me è invece un ritorno decisamente al passato. In modo particolare veniva chiesta Vengono chieste spiegazioni e indicazioni sui punteggi, sulla composizione delle, comp delle commissioni, sulle prove, in modo particolare per quanto riguarda il secondo ciclo, quindi le scuole superiori. Il fatto che non venisse prevista io trovo una cosa estremamente grave nel mondo in cui... Viviamo, viviamo adesso nessuna prova relativa alla conoscenza, alla conoscenza, alla competenza, alla capacità di esprimersi nella lingua inglese, in una lingua straniera, soprattutto perché appunto è stato introdotto nel 2009, sostanzialmente 2010, sono stati introdotti la metodologia del CLIL, quindi l'insegnamento di una materia non linguistica in una lingua straniera. Eh, nel frattempo è sopravvenuto il decreto legislativo al, al, al proprio. Ad un giorno dalla scadenza. Sono stati presentati nel Consiglio dei Ministri il 16 gennaio del 2017 eh, una serie di otto decreti legislativi eh, e in particolar modo quello riguardante la valutazione rispetto al quale appunto vorrei comunque capire. E dal, dal Ministero di avere alcuni chiarimenti e soprattutto eh, avere chiarimenti in merito allo svolgimento delle alle tipologie, delle prove della prima della seco, della prima prova soprattutto per quanto riguarda gli istituti secondari e la verifica della competenza linguistica e poi per quanto riguarda invece le scuole, di, le scuole diciamo delle secondarie di primo grado, quindi il primo esame di Stato che i ragazzi si trovano ad affrontare anche qui la scelta che viene attuata. La ringrazio onorevole Centemero, sottosegretario per l'istruzione dell'Università e la ricerca. Vito De Filippo a facoltà di rispondere. Prego. Sì, grazie Presidente. L'interpellanza in trattazione riguarda la prossima sessione degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Gli onorevoli interpellanti, a seguito di notizie riportate dai mezzi di informazione riguardo ad ipotesi di modifiche delle prove di esame, chiedono quale sia lo stato dell'arte degli adempimenti connessi alla delega legislativa disposta, come citava l'onorevole Centeno, dalla legge 107 del 2015. Come è noto, la legge citata prevede all'articolo 1,181 lettera I la delega al Governo per la revisione delle modalità di valutazione e di certificazione delle competenze degli alunni del primo ciclo, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, nonché la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. Lo, lo schema di decreto attuativo della citata delega affronta le questioni che sono state poste dalla, dagli onorevoli interpellanti. Per un esame pumpale delle questioni... Che gli onorevoli interpellanti hanno posto, generate anche dalle notizie diffuse dagli organi stampa, si rinvia ovviamente ad una dettagliata analisi del decreto che oggi è all'esame delle commissioni parlamentari competenti. Per la verità, da qualche giorno ci sono in corso audizioni anche vaste su questa, anche su questa materia. Sugli aspetti di merito. Si ritiene opportuno comunque segnalare che le prove predisposte dall'invalsi e somministrate agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria e secondo grado costituiscono uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato e il relativo esito riportato distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente, documento che verrà allegato al diploma finale. Si evidenzia che la somministrazione delle prove invalse per gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado è già prevista nella normativa vigente. Con l'intervento legislativo si intende rendere maggiormente effettiva questa previsione, stabilendo la restituzione individuale degli esiti anche per dotare lo studente di un elemento spendibile nella prosecuzione degli studi e nell'inserimento nel mondo del lavoro. Rispetto alla conoscenza della lingua straniera, esigenza posta proprio nell'interpellanza e condivisa, si rappresenta che il decreto legislativo innova l'ordinamento vigente, introducendo la somministrazione delle prove invalse sulla conoscenza della lingua inglese, strutturate attraverso test coerenti con il quadro comune di riferimento europeo per le lingue. Questa innovazione riguarda le classi criminali della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, propria dimostrazione dell'importanza strategica della conoscenza dell'inglese in tutto il percorso scolastico, importanza strategica di cui il decreto oggettivamente si fa carico. Sempre rispetto alla conoscenza della lingua straniera, come gli onorevoli interpellanti potranno riscontrare nel testo del decreto è prevista all'interno dell'esame conclusivo del primo ciclo una prova scritta sulle competenze in lingua straniera articolata in due sezioni, mentre per l'esame conclusivo del secondo ciclo si prevede la possibilità di svolgere il colloquio anche utilizzando la lingua straniera, ciò anche al fine di valorizzare le competenze acquisite attraverso l'insegnamento delle discipline in modalità CLIL. Rispetto alle innovazioni introdotte per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo, preme subito chiarire che non è previsto alcun cambiamento per le prove dell'esame di maturità che si svolgeranno al termine del corrente anno scolastico 2016-2017. Neanche per quel che riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, la cui formazione non subisce mutamenti neppure per il, il, con il nuovo esame di Stato previsto dal decreto legislativo. Peraltro si evidenzia che i primi atti che l'amministrazione ha assunto, propedeutici all'esame in questione, sono stati già pubblicati e non prevedono modifiche rispetto alle regole attuali. Rispetto al sistema dei crediti scolastici presenti nell'esame di Stato del secondo ciclo, con la forma assume maggior peso il credito maturato dallo studente nel secondo biennio e nell'ultimo anno di percorso di studi, nell'ottica di valorizzare gli impegni dimostrati durante tutto il percorso e per assicurare un impegno costante allo stesso, dello stesso studente. Poiché è prevista L'entrata in vigore della riforma nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del decreto, il nuovo esame di Stato riguarderà gli studenti frequentanti le classi terminali dell'anno scolastico 2017-2018. Stante il nuovo meccanismo del calcolo del credito scolastico, il decreto disciplina con un'apposita tabella il meccanismo di conversione del credito maturato per gli studenti delle attuali classi terza e quarta interessati come evidente alla cosiddetta fase transitoria. Grazie. La ringrazio sottosegretario onorevole Centemero, ha facoltà di replicare. Prego. Grazie signor presidente, è ovvio che eh, noi non ci riteniamo soddisfatti della risposta che il sottosegretario ha fornito e le spiego per quale ragione. Innanzitutto mi richiamo a tutto quello che riguarda la valutazione della competenza linguistica di una lingua straniera, possibilmente l'inglese, visto che tutto il mondo parla in inglese e si esprime in inglese eh, in modo co corretto e che anche nel nostro sistema universitario... Noi abbiamo, sono stata proprio l'altro giorno in Università Statale di Milano, abbiamo lezioni che si tengono in lingua inglese. Quindi mh, per quanto riguarda la valutazione di questa competenza attraverso l'Invalsi si tratta di una, di un scritto, di un, di una mh, valutazione di forma scritta e non orale. Per quanto riguarda il colloquio mi chiedo come farete a valutare questa competenza di Espressiva dei nostri, dei nostri studenti e delle nostre studentesse, se non aveste previsto che nelle commissioni esaminatrici ci siano docenti in grado di poter valutare questa competenza, quindi forse andrebbe meglio specificato questo. Altro aspetto molto importante che io reputo non sia stato, eh, diciamo, eh, chiarito, che non è chiarito nel testo so soprattutto, riguarda la, lo svolgimento soprattutto della prima prova. Io ho letto in questi giorni gli interventi di molti miei ex colleghi di altri dirigenti attualmente miei colleghi che si stanno già interrogando ovviamente su questo articolo 19, secondo sulla prima prova, no? sulla prima prova degli esami di Stato soprattutto mettendo in luce come non si capisce eh, pur essendo noi esperti di didattichese, anzi avendo, eh, avuto, eh, avendo una competenza C2 potremmo eh, dire di didattichese come si svolgerà, quale sarà la, la, sostanzialmente la prima prova e che sembra ritornare indietro nel tempo, una prima prova che sembra far fuori sostanzialmente rottamare utilizzando un termine molto amato dal nostro ex presidente del consiglio rottamare l'analisi del testo e alcune tipologie in cui i ragazzi potevano effettivamente esprimere le loro capacità e le loro competenze logiche, espressive, argomentative e riducendo, tornando dietro nel tempo, ritornando a quella che è stata l'esame di maturità, non l'esame di stato, l'esame di maturità che ho fatto io, in cui la prima prova si riduce sostanzialmente ad un temino. Di carattere argomentativo e quindi che non valuta assolutamente quelle che sono le, le capacità espressive dei nostri studenti. Non sto a ricordare l'appello dei, dei 600 docenti e rettori universitari che hanno lamentato, ma non lamentavo io da, da docente, anni fa, la non competenza, la non conoscenza dei nostri studenti della lingua italiana. Quindi credo che forse un esame di Stato un po' più serio, pur essendo d'accordo sull'eliminazione sull della terza prova, che era ormai. Eh, snaturata rispetto a come era nata appunto nella, nella riforma del, 97, del 1997, ecco, direi che forse un esame di Stato, esami di Stato un po' più rigorosi, un po' più eh, atti a valutare le competenze dei nostri studenti linguistiche nella lingua italiana e nell'ambito della lingua straniera dovrebbe essere il futuro di questo Paese. Noto che è solo un ritorno al passato, un ritorno indietro, un ritorno assai politico. La ringrazio onorevole Centemero. Siamo alle due interrogazioni 3.2412 dell'onorevole Burtone ed altri e 3.2761 sempre l'onorevole Burtone, sulle iniziative volte al potenziamento degli organici in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza. Interrogazioni vertono sullo stesso tema, vengono discusse congiuntamente. Sottosegretario per la giustizia Cosimo Ferri, ha facoltà di rispondere, prego. Scusi, intanto buongiorno Presidente. Eh, scusi, no, mi, mi parlava di potenza. L'interrogazione è quella dell'onorevole dell Somando, perché ne ho diverse oggi. Sì, adesso facciamo quella dell'onorevole Burtone e ah, poi Burtone. successivamente, allora anzi, anzi quelle dell'onorevole Burtone che essendo sullo stesso tema le discutiamo congiuntamente scusi. e poi facciamo quella dell'onorevole Rossomando che peraltro è in aula. Ringrazio, scusi Presidente per la precisione. Ci mancherebbe. Grazie mille. Allora, con gli atti ispettivi, in discorso di onorevoli interroganti, nel segnalare due eventi critici occorsi all'interno della Casa Circondariale di Potenza, Lamentano la carenza di organico di polizia penitenziaria presso gli istituti della Regione Basilicata, incluso quello potentino, chiedendo di conoscere quali iniziative il governo intenda assumere per fronteggiarla. Con specifico riguardo al primo episodio, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito che il 21 dicembre del 2015 due detenute hanno aggredito un assistente di polizia penitenziaria. E grazie alla pronta reazione di quest'ultima e del personale occorso in suo aiuto presso la sezione, le recluse hanno desistito dal tentativo di strangolamento messo in atto. Dopo le prime cure prestate dal sanitario di turno, l'assistente è stata ricoverata presso il locale Osocomio, da cui veniva dimessa il 31 dicembre con una prognosi di tre mesi di riposo, cure da accertamenti periodici. A seguito di tale aggressione, le detenute sono state trasferite, una presso l'istituto di Taranto, l'altra presso l'istituto di Castrovillari, ed è stato loro allora applicato il regime di sorveglianza particolare. Con riguardo invece all'episodio del 18 luglio 2016, il citato Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito che il detenuto Domenico Leovino è stato aggredito ai cosiddetti passeggi da altri detenuti e che grazie al tempestivo intervento del personale di sorveglianza egli è stato immediatamente soccorso ed inviato al locale Nosocomio, da dove poco dopo ha fatto rientro con diagnosi di trauma cranica o facciale senza obiettivi di lesione, guaribili in sette giorni e senza necessità del ricovero. Il DAP ha anche riferito che i colpevoli dell'aggressione sono stati individuati e sottoposti a procedimento disciplinare. All'esito del quale sono stati trasferiti dal Provveditorato regionale ad altra sede al fine di evitare la contrapposizione di diversi clan malavitosi. Tanto premesso, in ordine alla riferita presenza presso l'Istituto di Potenza di detenuti con gravi problemi psichiatrici, che contribuirebbe ad aggravare l'impegno della Polizia Penitenziaria, va preliminarmente rilevato che tale circostanza si riscontra con frequenza anche presso altri istituti penitenziari. Del nostro paese. Tuttavia, lo specifico riguardo alla casa circondariale di Potenza, va segnalato che presso tale struttura è garantita dalla ASLE competente la presenza di un medico specialista psichiatra per 42 ore mensili. Ciò assicura non solo un'adeguata gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, ma anche la tempestiva segnalazione dei medesimi all'autorità giudiziaria per gli eventuali conseguenti provvedimenti di legge. Merita inoltre segnalare che nella regione Basilicata è già a tempo pienamente operativa la REMS di Tinchi, in provincia di Matera, che offre una disponibilità di 10 posti. La presenza di tale struttura contribuisce infatti ad alleggerire la situazione delle carceri della Basilicata consentendo di dare ospitalità nei casi consentiti dalla legge a detenuti affetti da patologie psichiatriche. E con specifico riguardo invece alla lamentata carenza di personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti della Basilicata, dalle informazioni assunte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emerge che nella casa circondariale di Potenza, a fronte di un organico di 147 unità, ne sono presenti 121. Nella casa circondariale di Melfi, a fronte di un organico di 176 unità, ne sono presenti 145. Nella casa circondariale di Matera, a fronte di un organico di 120 unità, ne sono presenti 101. Va precisato che la carenza di personale, soprattutto nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, rappresenta una criticità che si ripropone in maniera analoga in tutti gli altri istituti penitenziari. Si rassicura però che il competente Dipartimento segue attentamente e in maniera costante la situazione, adottando ogni possibile iniziativa atta a migliorare le condizioni di lavoro del personale. A tal fine provvede tra l'altro ad assegnare agli istituti delle ore di straordinario che corrispondono ad un apporto lavorativo di diverse unità di personale al giorno. Con specifico riguardo agli istituti della Basilicata per l'anno 2015 sono state assegnate 63.400 ore di lavoro straordinario, tutte consumate, e per l'anno 2016 ne sono state assegnate... 60.400: anche tutte queste realizzate, di cui 34.000 all'istituto di Potenza. Tra l'altro, colgo l'occasione a nome del Ministero di ringraziare la Polizia Penitenziaria per il lavoro che sta effettuando con grande professionalità anche eh, negli istituti di tutto il territorio e quindi con grande sacrificio perché, eh, grazie a queste ore di straordinario, si cerca di supplire in qualche modo. Alla carenza delle, degli organici. Preme comunque rassicurare tutti gli onorevoli interroganti che le criticità specificamente rilevate per gli istituti della Basilicata saranno tenute nella più attenta considerazione in occasione delle nuove assegnazioni. Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2016, l'amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere numero 887 unità di agenti vincitori di concorso e nell'ambito di tale quad funzionale il decreto legge numero 244 del 30 dicembre 2016 decreto mille proroghe in corso di conversione ha previsto la proroga sino al dicembre 2017 della validità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare pubblicata in data non anteriore al 1 gennaio 2012. Quindi anche questa norma che riteniamo importante per rispondere a queste esigenze sarà oggetto in sede di conversione anche in questo ramo del Parlamento del decreto mille proroghe. Quindi si ringrazia già in anticipo i signori parlamentari per l'attenzione che vorranno prestare anche a questa norma. La conversione del richiamato decreto legge 244 del 2016 consentirà, e questo è un altro aspetto che intendo sottolineare, per dimostrare l'impegno del Governo e l'attenzione del Ministero della Giustizia a questo tema della carenza del personale anche all'interno del corpo di Polizia Penitenziale, e quindi essenziale nel ruolo per la sicurezza all'interno dei nostri istituti ma anche per tutta quell'attività di Coordinamento e di cooperazione in tema di terrorismo, di rieducazione e tanti temi trattamentali che sono all'interno dei nostri istituti, dove la polizia affianca gli educatori e il volontariato. E quindi la conversione del richiamato DL 244 del 2016 consentirà dunque all'amministrazione di attingere a tali graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione. E nell'anno in corso di 887 donne e uomini che andranno a colmare in parte il vuoto inorganico del corpo di polizia penitenziaria. Si tratta di un primo passo, ma molto importante per migliorare le condizioni di lavoro nelle nostre carceri, garantirne maggiore sicurezza ed un migliore trattamento per i detenuti e dimostra la costante attenzione riservata dal governo al personale di polizia penitenziaria. Quindi concludendo, intendo rassicurare gli onorevoli interroganti, che questa attenzione continuerà e l'impegno del Ministero sarà eh, concreto e determinato perché crediamo nel ruolo eh, della Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori che sono all'interno degli istituti e penso anche ad altre figure importanti come gli educatori, i mediatori e, e altro personale che è certamente è essenziale. La ringrazio, sottosegretario Ferri. Allora, onorevole Burtone, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alle sue due interrogazioni. Sì, presidente, io mi dichiaro soddisfatto delle risposte che ha dato il sottosegretario, sono state puntuali e eh, hanno fatto riferimento oh, a degli episodi che si sono verificati in eh, dei centri penitenziari della eh, Basilicata. Ho apprezzato le indicazioni specifiche che il sottosegretario ha dato. Veda, signor sottosegretario, io oggi ho voluto sottolineare che lei ha fatto delle risposte molto serie, ma queste risposte riguardano due episodi. Io potrei aggiungere qui, tanti altri episodi che si sono realizzati in Basilicata e potrei anche dire che la risposta che lei ha dato apre speranza in quella comunità. Abbiamo parlato di fatti che si sono verificati a potenza, potrei aggiungere ciò che è accaduto. Eh, nel giugno del 2016 a Matera eh, due eh, carcerati hanno appiccato il fuoco in una stanza e soltanto il tempestivo intervento di alcune guardie penitenziarie ha evitato che lì si consumasse una tragedia perché eh, le fiamme si stavano oh, divulgando oh, nella, eh, nel reparto sirio e ci sarebbe stata veramente una condizione assai grave in quel eh, centro penitenziario. Quindi eh, non c'è dubbio che in quel territorio c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di sicurezza anche nelle carceri minorili, faccio riferimento alla fuga di due eh, giovani proprio a, a, a potenza in quel eh, centro. E, lo dico, e dico tutto ciò per eh, sottolineare che al di là ecco, eh, della, eh, delle due specifiche interrogazioni c'è un problema serio di sicurezza nelle carceri della Basilicata. Lei ha voluto puntualizzare anche la presenza eh, delle guardie penitenziarie che li operano. C'è qualche carenza eh, obiettivamente da lei rilevata? Però ecco, io credo che eh, si debba fare di più. Che il governo debba mandare in quel territorio eh, i propri ispettori per verificare seriamente quali sono le necessità. Lei ha fatto riferimento anche al fatto che ci siano eh, dei carcerati con patologie anche eh, particolari che vanno curate con eh, professionalità. Io credo però che il tema vero che stamani noi vogliamo sottolineare è che c'è bisogno di andare avanti nel reclutamento anche di nuove guardie penitenziarie perché indubbiamente le carenze sono presenti nel Ballella Basilicata, ma sono presenti anche in tante parti d'Italia. Eh, le nostre carceri debbono essere più umane, lo sappiamo. C'è bisogno di operare per un miglioramento infrastrutturale ma se vogliamo veramente che ci sia un processo rieducativo, eh, penso siano necessarie quelle figure da lei richiamate, gli educatori, i mediatori, però la certezza della pena richiede che ci siano soprattutto degli assistenti penitenziari che possano fino in fondo assicurare sicurezza in quelle realtà. Ecco perché l'auspicio da lei... Eh, evidenziato che il problema possa essere risolto con un primo contingente che possa eh, essere assunto eh, con l'approvazione eh, eh, delle mille proroghe, un auspicio che io apprezzo, così come, concludo Presidente, mi associo al ringraziamento che questo segretario ha fatto di tutti coloro eh, che operano da guardie penitenziarie e tutte coloro che sono impegnati in questa difficile. Frontiera perché fanno oltre il proprio dovere. Ecco perché mi dichiaro soddisfatto e auspico che ci sia questa ispezione, ma anche interventi ulteriori e concreti. La ringrazio. E siamo a questo punto all'interrogazione dell'On. Rosso Mando, la 32607, sugli elementi e le iniziative in ordine alla segnalazione di episodi di violenza nel carcere di Ivrea. Sottosegretario Ferri ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Anche questo atto di sindacato ispettivo si riferisce a due episodi critici occorsi presso l'istituto penitenziario di Ivrea e riportati dagli organi di stampa. Tra l'altro anche nei giorni scorsi sempre la stampa ha riposto all'attenzione dell'opinione pubblica la situazione del carcere di Ivrea. Quindi questa Interrogazione dell'onorevole Rossomando dà l'occasione per riepilogare e anche evidenziare l'impegno e l'attenzione che comunque il Ministero e il Dipartimento sta prestando in modo tempestivo cercando di risolvere le questioni che sono emerse. E venendo all'interrogazione, il primo episodio è relativo ad un atto di protesta posto in essere da alcuni detenuti il 14 ottobre 2016 condanneggiamento di superlettili e incendio di rotoli di carta. Il secondo, che è quello su cui più diffusamente si concentra l'atto ispettivo, è relativo invece ad atti di violenza asseritamente perpetrati dal personale di Polizia Penitenziaria nella notte del 25 ottobre 2016 e successivamente denunciati sul sito Enfaut da uno dei ristretti. Su tali premesse, considerato anche l'intervento del Garante regionale dei diritti dei detenuti, anch'esso riportato dagli organi di stampe, l'On. Rossomando chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intende assumere per fare chiarezza sui fatti illustrati e per affrontare la situazione di criticità del carcere d'Edrea. Orbene, dagli elementi acquisiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria emerge quanto segue. All'indomani dei fatti occorsi, la notte del 25 ottobre, che è il secondo episodio, il provveditorato regionale ha disposto tempestivamente un'indagine amministrativa. Da una prima ricostruzione dei fatti, e in attesa degli esiti e degli accertamenti che verranno compiuti dall'autorità giudiziaria, che anch'essa è stata investita della vicenda, è emerso che i detenuti coinvolti risultano essere quattro, tre dei quali sono stati già trasferiti presso altre sedi su disposizioni dello stesso provveditorato regionale. La protesta messa in atto dai citati detenuti volta alla rivendicazione dell'uso del televisore in cella si è manifestata in forma violenta da richiesto l'uso della forza da parte del personale di polizia penitenziaria anche con il ricorso a strumenti di protezione. Uno dei detenuti si è barricato in cella mentre gli altri, due in particolare, hanno distrutto delle supelletti, le vi hanno dato fuoco e le hanno gettate in corridoio e le hanno utilizzate cercando di colpire il personale. L'amministrazione penitenziaria ha inoltre comunicato che i quattro detenuti coinvolti nella protesta del 25 ottobre, proprio in quel giorno, iniziavano a scontare la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per 15 giorni. Loro applicata in relazione ad analoga protesta, contraddistinta sempre da lancio di oggetti incendiati, avvenuta il 14 ottobre 2016, la stessa che è stata richiamata nell'atto ispettivo. Al riguardo è stato accertato che per tali fatti del 14 ottobre il Consiglio di disciplina dell'Istituto si è tenuto solo il 20 ottobre e solo il 25 ottobre si è data attuazione alle sanzioni disciplinari. In ragioni di ciò sono stati disposti accertamenti tuttora in corso, volti a verificare le ragioni per cui le sanzioni disciplinari sono state eseguite a distanza di dieci giorni dai fatti. L'amministrazione penitenziaria ha infine comunicato in relazione ai fatti del 25 ottobre che solo all'esito delle indagini dell'autorità giudiziaria saranno compiute le dolorose valutazioni in sede disciplinare. Stante la pregiudiziale penale, di cui l'articolo 9 del decreto legislativo numero 449 del 1992. Come sopra precisato, l'episodio critico è anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria. E a tal proposito, lo stesso procuratore della Repubblica di Ivrea, interpellato sul punto, ha comunicato quanto segue. Il 28 ottobre 2016 la Casa Circondaria di Ivrea ha trasmesso alla Procura una nota inerente alla protesta avvenuta il 25 ottobre ad opera di alcuni ristretti della sezione detentiva posta al quarto piano dell'istituto. Il successivo 2 novembre la Polizia Penitenziaria ha depositato una denuncia nei confronti dei cinque detenuti per reati di resistenza e danneggiamento, evidenziando che alle ore 21.30 del 25 ottobre i detenuti, posti in isolamento al quarto piano della casa circondariale, procuravano un incendio con stracci e libri lanciati nel corridoio. Nonostante l'intervento del personale ad operatesi per estinguere il fuoco, la protesta proseguiva, con lancio di suppellettili e pezzi di sanitari. Avvisato il direttore, il personale interveniva quindi con mezzi di protezione personale, tra cui scudi e caschi, ma senza ricorso allo sfollagente. La protesta collettiva terminava alle ore 1.30 del giorno successivo e tutti i detenuti coinvolti erano refertati con prognosi tra i 2 e 4 giorni, mentre gli agenti di polizia penitenziaria riportavano lesioni refertate con prognosi tra i 5 e i 15 giorni. Il procuratore della Repubblica ha acquisito quindi la relazione sull'indagine amministrativa, la quale ha evidenziato che i comportamenti detenuti Dolce Marco, Grottini Angelo, Pena Arce e Surco Edoardo hanno legittimato l'uso della forza mediante il contenimento e l'intervento di strumenti di protezione, anche se viene precisato che la ricostruzione dei fatti appare lacunosa sia nei rapporti che nelle stesse dichiarazioni rilasciate agli ispettori. In relazione ai fatti sopraesposti è stato aperto il procedimento numero 282 2017, mi riferisco al modello 21 del registro generale delle notizie di reato, a carico dei detenuti sopraindicati, oltre che del detenuto Mohamed Beniallab, per i reati di quegli articoli 81 capoverso 337, 635 e 674 del codice penale in danno degli agenti di polizia penitenziaria. Francesco Ventafrida, Daniele Chiavetta e Vincenzo Macchione. Il 4 novembre anche il garante dei diritti dei detenuti di Ivrea ha presentato denunce in relazione ai medesimi fatti, riferendo in particolare una violenta aggressione da parte di più agenti di polizia penitenziaria che avrebbero colpito ripetutamente i detenuti al volto e in altre parti del corpo. Sulla scorta di tale denuncia è imparidata. Veniva aperto il procedimento penale die, numero 10.530 del 2016, RG modello 44, a carico di ignoti per i reati di quell'articolo 110, 582 e 572 del codice penale, del, in danno del predetto Grottini, e fascicolo che è tuttora nella fase delle indagini preliminari e veniva delegata alla sezione di Polizia Giudiziaria l'acquisizione di tutti i referti medici dei detenuti indicati dal garante nella denuncia. Si è provveduto inoltre, tramite la Polizia Scientifica, ad effettuare dei rilievi fotografici sul detenuto che si era rivolto al garante, che hanno evidenziato lievi scoriazioni ai fianchi e un leggerissimo arrossamento al braccio destro, ma nessun particolare segno al volto. E dal referto medico rilasciato, nell'immediatezza dei fatti, emerge Aperte le virgolette, tumefazione allo zigomo destro con prognosi di due giorni, chiuse le virgolette, e il soggetto viene descritto, aperto le virgolette, in stato di evidente brezza alcolica, chiuse le virgolette. E ho riportato la parte dell'effetto medico. Il procuratore di Ivrea ha inoltre comunicato che, e testualmente riporto con aperte le virgolette, le indagini preliminari avviate sulla base delle denunce su indicate proseguono. Ma sin d'ora si può precisare che quanto riportato sul sito In relativo alle guardie hanno distrutto dei compagni detenuti riducendone due quasi fin di vita. Non trova alcun riscontro negli atti di indagine. Le virgolette. Da ultimo ha comunicato di essere titolare di diversi procedimenti, alcuni dei quali relativi a denunce presentate dal garante dei detenuti e scritti a carico di ignoti per reati di lesione o nel registro modello 45, mentre altri relativi a lettere manoscritte dai singoli detenuti del carcere che chiedono di essere ascoltati e sono iscritti a modello 45. Tali procedimenti, per cui riferisce che sono stati disposti accertamenti, tra cui l'assunzione di sommarie informazioni dai detenuti, attengono a contrasti tra i detenuti e non riguardano i fatti relativi alla protesta del 25 ottobre 2016. Quindi, sulla scorta di quanto rappresentato, emerge che viene prestata la massima attenzione al caso e se ne seguiranno gli sviluppi sul versante delle indagini, e se ne gli sul versante delle indagini amministrative, il Ministero ovviamente terrà conto di tutto quello che verrà posto all'attenzione del Capo Dipartimento. Quindi, eh, sia sul piano giudiziario la cui competenza e autonomia è della procura di Ivrea Sua sul piano interno l'attenzione è massima e ho cercato di riportare tutti i vari passaggi. Più in generale sulla situazione di Sud di Ivrea si rileva che dai dati comunicati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emerge che alla data del 3 febbraio risultano presenti numero 241 detenuti. A fronte di una capienza regolamentare di 197 posti. Va tuttavia rilevato che, nonostante l'esubero, risultano rispettati tutti i parametri previsti dalla CEDU. È inoltre assicurato un costante monitoraggio degli eventi critici. In particolare, come comunicato dal DAP, l'ufficio comando dell'Istituto archivia in cartelle mensile. Ogni evento di siffatta natura, corredato anche dalle relazioni del personale. Sistema facilmente consultabile e di pronto utilizzo, ferma restando la piena operatività del sistema informatizzato in uso al DAP che consente di conoscere in tempo reale tutti gli eventi critici che si verificano presso gli istituti penitenziari. Si garantisce in questo modo la massima trasparenza. Parimenti, sempre l'ufficio comando dell'istituto archivi in carattere mensili, ogni consiglio di disciplina, comprensivo della relativa documentazione di supporto e pur non trattandosi di un registro vero e proprio, tale sistema risulta comunque di facile consultazione. Da ultimo, l'Istituto di Ivrea, come comunicato dal DAP, non dispone di un registro informatizzato relativo ai rapporti disciplinari del personale di polizia penitenziaria. Tuttavia il registro cartaceo è custodito presso l'ufficio di segreteria ed è facilmente consultabile per tutti coloro che ne hanno diritto. Il DAP ha inoltre comunicato che la direzione dell'istituto, anche alla luce delle segnalazioni del Garante nazionale dei diritti dei detenuti all'indomani dei fatti del 25 ottobre, ha assicurato che a breve provvederà ad eseguire una serie di interventi volti a rendere più vivibili gli spazi della struttura penitenziaria. In particolare le opere riguarderanno il reparto isolamento, rifacimento del bagno, risanamento della finestra e ritenteggiatura della stanza detentiva e la sala di attesa prospicente l'infermeria. con ripristino della finestra e del termosifone. Sul versante della Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Istituto, l'amministrazione ha comunicato che alla data del 3 febbraio Risultano in servizio numero 184 unità a fronte di un organico di numero 221 unità. Ha comunicato altresì che il ruolo di comandante dell'Istituto non è stabilmente coperto ed è stato esercitato da personale appartenente al ruolo degli ispettori. I due vicecommissari assegnati all'Istituto con provvedimento del 29 aprile 2014 per assumere le funzioni di vicecomandante sono stati collocati in aspettativa sindacale. In assenza dei due funzionari, il Provveditorato regionale ha disposto però l'avvicendamento di una pluralità di funzionari del corpo presso l'istituto di Ivrea per svolgere temporaneamente le funzioni di comandante di reparto. Quindi anche qui è intervenuto tempestivamente. È tuttora in atto una ricognizione da parte del Provveditore volta a verificare la disponibilità di funzionari in servizio presso gli istituti ricompresi nel provveditorato ad essere provvisoriamente assegnate all'istituto di Ivrea va tuttavia rilevato che nell'ambito dell'ultima mobilità a domanda dei funzionari del corpo indetta l'8 agosto del 2013 nessuno di questi ha concorso per la sede di Ivrea tanto rappresentato preme rilevare che la carenza di personale Soprattutto nel ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, rappresenta una criticità che si ripropone in maniera analoga, purtroppo, anche in altri istituti penitenziari. Si rassicura che il competente dipartimento segua attentamente, in maniera costante, la situazione, adottando ogni possibile iniziativa finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro del personale. A tal fine provvede, tra l'altro. Ad assegnare all'Istituto delle ore di straordinario che corrispondono ad un rapporto lavorativo di diverse unità di personale al giorno e, con specifico riguardo all'Istituto di Ivrea, per l'anno 2016 sono state assegnate numero 1095 ore di lavoro straordinario e ne sono state consumate numero 1046. Si rassicura comunque, l'onorevole Rossomando, che le criticità specificamente rilevate per tale istituto saranno tenute nella più attenta considerazione in occasione delle nuove assegnazioni. Infatti, con il DPCM, 19 ottobre 2016, l'amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere numero 887 unità di agenti vincitori di concorso e nell'ambito di tale quadra assunzionale il decreto legge numero 244 del 30 dicembre 2016 decreto mille proroghe in corso di conversione ha previsto la proroga sino al 2017 della valità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare pubblicato in data non anteriore al 1 gennaio 2012 e la conversione del citato decreto legge consentirà dunque all'amministrazione di attingere a tali graduatorie per avviare le procedure Finalizzata l'assunzione nell'anno in corso di 887 donne e uomini che andranno a colmare in parte il vuoto di organico del corpo di polizia penitenziaria. Si tratta di un primo passo, ma molto importante, per migliorare le condizioni di lavoro delle nostre carceri, garantirne maggiore sicurezza ed un miglior trattamento per i detenuti e dimostra comunque la costante e e attenzione riservata dal governo al sistema penitenziario. Grazie. Onorevole Rossomando, facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, ma eh, sono ovviamente soddisfatta per la, la completezza e la, la puntualità della, insomma, del, della risposta del Governo perché nella risposta c'è il risultato di più di un'indagine, diciamo così. Eh, conoscitiva messa in campo e quindi puntualmente sono stati esaminati tutti gli elementi di criticità. Allora mi limito però a fare eh, tre osservazioni. Naturalmente eh, abbiamo avuto non solo la conferma ma anche alcune risposte che vengono dalla stessa procura della Repubblica di Ivrea, c'è un'indagine in corso. E credo che sarà poi importante e necessario un aggiornamento alla luce degli esiti dell'indagine in corso e degli accertamenti che saranno effettuati. Però parallelamente e in un qualche modo indipendentemente, giustamente, è stata fatta una verifica che ha visto il provveditorato, che ha visto il DAP e che ha visto il garante nazionale. E cosa emerge da questa verifica? Eh, fatta sulla quale appunto, eh, ripeto, sono state date oggi una serie di eh, risposte di alcuni provvedimenti presi, appunto alcuni, eh, non, non tutti, anche per difficoltà e impossibilità di parte di essi, che comunque c'è una situazione molto critica in questo istituto di pena derivante dalla concomitanza di una serie di condizioni, alcune delle quali, come dire, sono comuni. Molti degli istituti di pena ed è esattamente come dire, il terreno su cui è impegnato il governo eh, costantemente, avendo già ottenuto eh, dei risultati con provvedimenti eh, in itinere. Eh, altre, eh, però, materialmente cioè, ci segnalano che c'era troppa concomitanza di eh, situazioni. Io eh, registro con soddisfazione che sono state date disposizioni immediate per quanto riguarda eh, la, 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 la sospensione dell'uso della cosiddetta stanza liscia da un lato e, le, e della stanza d'attesa dell'infermeria, le cui condizioni il garante nazionale dei detenuti ha eh, tratteggiato eh, con, insomma, puntualmente, ma come dire dal, dalla della relazione garante ai detenuti nazionali il, il quadro certamente non era eh, rassicurante sotto, sotto questo profilo. Vedo che oltre che la sospensione dell'uso di, eh, di queste due stanze, eh, fin tanto che non verranno ristrutturate e non ne verranno eh, ripristinate diciamo così, delle condizioni. Eh, consone al rispetto della dignità appunto, della persona. Registro con soddisfazione che si indica anche di provvedere in linea più complessiva e generale alla ristrutturazione e l'adeguamento delle stanze appunto, eh, di eh, isolamento, risultate eh, assolutamente non adeguate. Registro anche che il tema della nomina del comandante è stato preso in esame. Ho capito, poi rileggerò, che ci sono come dire, delle condizioni oggettive e concrete e anche diciamo così, di natura di regolamentazione amministrativa. Però, eh, sottosegretario, eh, qui bisognerà eh, come dire, monitorare e vedere come evolve la situazione, perché certamente eh, le situazioni sono complessivamente difficili delle carceri, si sta provvedendo con. Eh, eh, come dire, con, con normative e provvedimenti che riguardano il tutto. Poi ci sono delle situazioni individuate e critiche nel, nelle quali bisogna appunto individuare dei provvedimenti puntuali. In questo caso, la, la nomina o la permanenza di un comandante con carattere non di, provvisorietà, di, non di precarietà eh, che possa prendere in carico una situazione che sicuramente è critica è una situazione critica e che necessita di una risposta immediata che in parte è stata data, ma necessita di un governo della situazione per eh, il superamento di questa situazione che voglio sottolineare e eh, sto certamente concludendo, riguarda ovviamente non soltanto eh, chi sconta una pena nelle carceri, ma anche il personale che vi lavora. Quindi il fatto che vi sia un eh, comandante con un carattere di stabilità avrebbe sicuramente degli effetti anche per quanto riguarda la serenità e migliori condizioni di lavoro per tutti gli agenti operanti e per il personale eh, amministrativo. Eh, mi sembra di aver capito che vi sono ancora una serie di accertamenti che hanno a che vedere anche con come è stato eh, gestito come il procedimento disciplinare tutto nella tempistica. Eh, perché anche la tempistica è importante, anche nella eh, risposta appunto del governo si evince un'attenzione da questo eh, punto di vista e eh, quindi soddisfazione per il fatto che eh, c'è stata una verifica molto seria e da questo punto mh, di vista credo che sia stato opportuno aspettare anche qualche giorno rispetto alla, alla data della presentazione dell'interrogazione. Eh, Appuntamento a ulteriori verifiche per vedere se effettivamente e come verranno superate tutte le criticità, perché questi sono provvedimenti necessari, improrogabili e eh, urgenti, ma ve ne sono altri diciamo, di natura più strutturale che pure sono molto necessari. Grazie. Ringrazio onorevole Rosso Mando, siamo alle interrogazioni 3.759 degli onorevoli Patrizia Maestri ed altri e 3.763 dell'onorevole Binetti su chiarimenti sull'iter, sui tempi di adozione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Le interrogazioni vertono sullo stesso argomento e vengono svolte congiuntamente. La sottosegretaria per il lavoro e le politiche e sociali Franca Biondelli ha facoltà di rispondere, non prima però che la Presidenza saluti, studenti e insegnanti dell'Istituto Compressivo Ladispoli 1 di Ladispoli, in provincia di Roma, che assistono ai nostri lavori dalla Tribuna. Prego, sottosegretaria Mondelli. Grazie, Signor Presidente. Le interrogazioni degli onorevoli riguardano il collocamento mirato delle persone con disabilità. Per tale ragione si fornirà per essere una trattazione congiunta. Voglio innanzitutto sottolineare che il governo ha dedicato a questo tema la massima attenzione. Di recente il decreto legislativo 151/2015 è intervenuto in maniera significativa su tutta la normativa riguardante il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. In particolare, viene demandato uno specifico decreto di attuazione alla definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato con lo scopo di promuovere una rete integrata di servizi sociali, sanitari ed educativi, di promuovere accordi territoriali con specifici soggetti che operano nel contesto sociale, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni delle persone con disabilità, eccetera, nonché di istituire la figura del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. Sullo stato di redazione delle linee guida segnalo che esse sono in via di definizione. In attuazione dell'articolo 3 dell del decreto legislativo 151 del 2013 sono stati necessari opportuni confronti con i soggetti interessati in sede di conferenza unificata. A riguardo, sulla base delle designazioni comunicate dal coordinamento delle regioni, è stato poi costituito un gruppo di lavoro che ha esaminato i primi aspetti salienti connessi proprio all'elaborazione delle linee guida. Un confronto più ampio sul tema è avvenuto anche in seno all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Inoltre, anche nell'ambito della quinta conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, che si è tenuta a Firenze settembre 2016, si è dato conto del processo di elaborazione delle linee guida. Inoltre, sull'argomento, occorre considerare il complesso e articolato scenario di riforma delle politiche attive, che ha visto come noto la costituzione di una specifica agenzia nazionale, l'AMPAL, ed un processo di riorganizzazione dei servizi territoriali. Gli interventi in materia di collocamento mirato sono infatti necessariamente chiamati a coordinarsi, a inserirsi, pertanto nella più ampia riforma delle politiche attive, per essere portati a sistema. Segnalo altresì che, sono in corso, che con l'AMPAL sono in corso da tempo interlocuzioni e a breve dovrebbe formalizzarsi un apposito gruppo di lavoro con le regioni. Teso proprio ad affrontare le questioni connesse al collocamento mirato nella riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Informo che in corso di adozione il secondo programma biennale per la promozione dei diritti e le integrazioni delle persone con disabilità, alla cui redazione preparatoria ha provveduto, come previsto dalla eh, norma vigente, l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità. Il programma non poteva che ispirarsi agli stessi principi che ha dato Spessore contenuto il primo programma, tra i quali il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza delle persone, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte delle diversità umana e dell'umanità stessa da ultimo segnalo che il decreto legislativo 151 del 2015 è intervenuto prevedendo anche alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili. C'è stata anche una particolare attenzione al disagio intellettivo per molti molti anni un po' dimenticato. A tal proposito segnalo che è stato già predisposto lo schema di decreto per la definizione dell'ammontare delle risorse per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili e per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro. Siamo in attesa del concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze. Arrivo alla conclusione evidenziando che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali continuerà ad operare nel solco del rafforzamento del collocamento mirato e della promozione di buone pratiche di inclusione lavorativa affinché la condizione di disabilità di tanti cittadini del nostro Paese sia rappresentata nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato. Entro il perimetro delle politiche del welfare, ma come imprescindibile abito, ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni nazionali, regionali e locali. La ringrazio. Eh, allora, onorevole Gnecchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Grazie Presidente, ringrazio la sottosegretaria, ovviamente eh, siamo contenti della, della risposta, siamo meno contenti del fatto che queste linee guida in materia di collocamento delle persone con disabilità avrebbero dovuto uscire entro 180 giorni dal 14 di settembre del 2015 e quindi praticamente siamo ad un anno di eh, ritardo. Noi abbiamo, abbiamo anche visto una bozza preliminare per questa discussione e sulle linee guida. Diciamo che la bozza preliminare è una buona bozza e quindi ci auguriamo che diventi operativa nel più breve tempo possibile, anche perché noi viviamo un periodo difficile da un punto di vista eh, occupazionale, la disoccupazione giovanile è purtroppo a livelli assolutamente inaccettabili, la disoccupazione delle donne è ancora a livelli inaccettabili e dobbiamo anche dire con molta forza che la parte più importante secondo noi della delega lavoro era proprio la parte legata alla eh, ai servizi all'impiego. Quindi nella risposta la sottosegretaria ci dice che c'è una forte intenzione di potenziare i servizi all'impiego. Noi siamo assolutamente convinti che quella sia la parte più importante per eh, combattere ovviamente la disoccupazione, per favorire l'incontro domanda-offerta, ma per quanto riguarda i disabili ci teniamo a dire che insomma, il diritto al lavoro è un diritto costituzionalmente protetto, l'articolo 4 della Costituzione in proposito recita esplicitamente che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Per le persone con difficoltà, con disabilità, abbiamo avuto la legge 482 del 68 che è, si chiamava collocamento obbligatorio. Poi l'abbiamo modificata con la legge 68, per, passando quindi da un concetto di collocamento obbligatorio ad un concetto di collocamento mirato, proprio per studiare effettivamente per ogni disabilità, per ogni persona disabile, quale possa essere l'occupazione migliore. Vediamo però purtroppo che eh, alcuni giornali, e cito... Eh, il giornale La Verità del 29 gennaio 2017 addirittura ha un titolo Il governo trasforma i disabili in una nuova tassa sulle imprese. Il Job Act cambia le norme e da febbraio scatta l'obbligo d'assunzione automatica di un handicappato, ancora una formula offensiva anche per definire queste situazioni, per le aziende con più di 14 dipendenti. Sanzioni fino a 3.000 euro al mese in caso di irregolarità. I disabili trasformati in tassa. Ovviamente se questa deve essere la sensibilità che, eh, che viviamo rispetto a a questo che è un problema reale noi chiediamo veramente e speriamo e anche queste nostre interrogazioni dimostrano che per quanto riguarda il Parlamento, i deputati, questo del, del riuscire a far lavorare le persone con disabilità è per noi una priorità e quindi vogliamo e speriamo che il governo riesca in tempi brevi a far uscire queste linee guida e ovviamente che dei servizi per l'impiego efficienti possano garantire un reale incontro della domanda offerta, una, una possibilità di occupazione per i giovani, per le donne, ma con una particolare attenzione anche alla disabilità, perché anche il livello di civiltà si misura anche rispetto alla capacità di includere queste persone nel lavoro. Quindi assistenza sicuramente, ma il lavoro è il modo vero per dare una risposta a persone con difficoltà. La ringrazio onorevole Gniechi, onorevole Binetti. Anch'io ringrazio il sottosegretario di cui peraltro conosciamo l'assoluta sensibilità su questi temi e, e la capacità di leggerli al di là della stretta parola come dire, della legge, ma di saper vedere dietro la legge quelle che sono le persone e in questo caso stiamo parlando di persone che presentano qualche difficoltà in più rispetto a quello che come è stato già citato costituisce oggi come oggi il preoccupante indicatore della disoccupazione giovanile. Davanti a cifre veramente elevate, recentissimamente una delle cifre dava al 40% la disoccupazione giovanile. È chiaro che quando tu oltre alla tua come dire, inesperienza, oltre alla tua gioventù, un contesto professionale che si configura al di là delle affermazioni di principio, piuttosto chiuso, impoverito dalle possibilità reali di essere inseriti in modo efficace nel piano del lavoro, chi è portatore di una qualche disabilità indubbiamente deve fare i conti non solo con se stesse, non solo con il mercato del lavoro, ma anche con una certa, come dire, Preclusione a inserire persone che ha bisogno di maggiore formazione, di un piano di accompagnamento oggettivamente tagliato su misura per loro. Però noi consideriamo il tema del collocamento mirato un tema importante sotto tre aspetti. Il primo perché ci permette di ripensare l'intera cultura del welfare, passando da una dimensione puramente assistenziale a quella che è il welfare delle opportunità. Un welfare creativo. Noi dobbiamo assolutamente chinarci su ognuna delle persone che abbia un problema di questo tipo per capire qual è il suo potenziale di capacità, dove stanno i suoi talenti. Probabilmente sono talenti diversi da quelli che noi siamo abituati a considerare anche in una specie di ragionamento standard. No? Dobbiamo fare lo sforzo di capire questa persona in concreto che cosa è in grado di dare. Viceversa molte volte la logica che si assume è totalmente diversa e tende a misurare le potenzialità della persona sul fronte di quello che questa persona non è in grado di dare. Questo richiede un capovolgimento nell'approccio alle persone. Possiamo dire che in questo caso più che mai ci aiuta a capire che la persona è la persona che in qualche modo intercetta il lavoro come anche un diritto. E non è soltanto il lavoro in sé che piega i talenti, che piega le capacità, che piega le abilità delle persone dicendo dentro o fuori, perché ci sono delle modalità di inclusione e di esclusione che possono anche essere applicate con una persona con disabilità che è dentro una struttura ma che di fatto si sente sistematicamente e costantemente marginalizzata. Noi abbiamo bisogno di cambiare mentalità e non c'è niente come la disabilità per aiutare tutti noi a uscire da una logica meramente produttiva, quella che misura l'uomo sotto le categorie dell'homo economicus e quella invece che riprende in considerazione il valore dell'umanità e lo declina anche all'interno di una cultura di una fragilità che però non è la fragilità totale, è una fragilità secondo cui questa cosa non la può fare, ma in compenso può fare questa, e questa, e questa cosa. La figura di cui ha parlato il sottosegretario, che è quella che vede all'interno delle aziende, potremmo dire in quello strano ufficio delle risorse umane che molte volte è più letto dalla parte di chi governa i processi che non dalla parte di chi sta lavorando in quel contesto, noi vorremmo avere la capacità di chi sa fare il bilancio di competenze di queste persone misurando... Tutto ciò che a loro è dato di poter fare. Come il sottosegretario sa, sono diversi anni, perlomeno un paio di legislature, che io mi occupo dei soggetti con malattia rara, che è una strana disabilità, perché anche noi siamo abituati a considerare la disabilità sensoriale, siamo considerati abituati. Siamo abituati a considerare la disabilità motoria, ma la disabilità delle malattie rare non siamo abituati a prenderla in considerazione nella sua ricchezza e nella sua specificità. Ora, pazienti con malattie rare che non possono fare alcune cose che in qualche modo vengono anche certificate dal medico, hanno viceversa due cose straordinariamente importanti, talenti e capacità specifiche, tanto diverse come sono diverse le persone, e un valore, quello di aver centrato la loro vita nell'importanza dei beni relazionali. Quindi sono persone che sono capaci di fare rete nel loro contesto, sono persone che sono capaci di aggregare, sono persone che sono anche capaci di mutare il vissuto che c'è un'azienda trasformando la una competitività spinta che qualche volta porta a Senso metaforico, a vedere le relazioni come una sorta di homo omini lupus invece in una sorta di aggregazione, un po' come le carte da gioco che si sostengono reciprocamente anche davanti a una costruzione tanto sofisticata, fragile, ma sofisticata ed efficace. Noi aspettiamo le linee guida e ci auguriamo davvero che in queste linee guida ci sia uno spazio reale e concreto anche per le persone la cui disabilità si configura sotto il profilo delle malattie rare. Abbiamo un disegno di legge in questo Concluda. senso. Ci piacerebbe che questo scorcio di legislatura non fosse destinato soltanto a discutere dei massimi sistemi, ma anche a discutere dei bisogni reali delle persone con difficoltà. Grazie. Grazie. Interrogazioni 3.372 e 3.765, rispettivamente degli onorevoli Crivellari e Zaccagnini, su elementi e iniziative in relazione alla coltivazione di mais geneticamente modificato in provincia di Rovigo. Le interrogazioni vertono sullo stesso argomento, vengono svolte congiuntamente. Il suo segretario Cassiglione ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, considerata l'analoga fattispecie rappresentata nell'interrogazione, ho ritenuto utile fornire una risposta congiunta. Come ricordato agli interroganti sul caso c'è stato l'intervento del corpo forestale dello Stato e come rappresentato dal nuovo Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, le analisi eseguite sui campi confinanti hanno dato esito negativo. Mi preme sottolineare che con il decreto legislativo 227 del 14 novembre 2016 Recebendo la direttiva europea del 2015, abbiamo definito la nuova procedura di limitazione e divieto, che introduce un chiaro sistema sanzionatorio e robustisce le sanzioni legate al divieto di coltivazione. Il nuovo decreto legislativo, oltre ad aver individuato nell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione e frodi dei prodotti agroalimentari, l'autorità competente al controllo e alla irrogazione della sanzione dispone che chiunque violi tale divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 75.000. La sospensione della coltivazione ed è tenuto a procedere a proprie spese alla distruzione delle coltivazioni illecitamente impiantate e al ripristino dei luoghi. La ringrazio. Allora, onorevole Crivellari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta. Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il sottosegretario Castiglione per la risposta e dico subito che mi dichiaro soddisfatto anche ricevendo l'indicazione che veniva di questo rafforzamento del sistema delle, delle sanzioni che credo vada nella direzione che avevamo auspicato anche a luglio in Commissione Agricoltura, allorché venne appunto eh, alla ribalta e si discusse della vicenda relativa alla coltivazione transgenica in provincia di Rovigo. Credo quindi che la direzione sia quella di, di, di maggiori controlli, di maggiori sanzioni, non è certo ovviamente la eh, nostra intenzione ecco, quella di sostituirci a un dibattito scientifico, però crediamo insomma che esistono leggi, esiste un divieto in Italia ormai conclamato, esiste credo la necessità su vicende come questa di partire soprattutto dall'attenzione necessaria alla, alla salute dei cittadini e alla sicurezza alimentare, per cui credo insomma, che eh, vada dato atto in questo caso della tempestività anche di un intervento che è stato fatto in loco delle autorità proposte. Ovviamente credo che queste siano situazioni che vanno comunque monitorate e seguite da vicino. Credo anche per territori poi come il Polesine che il futuro sia assolutamente nella direzione di una... Sviluppo di biodiversità e agricoltura sostenibile. Questo è quello che chiedono anche eh, la stragrande maggioranza delle nostre imprese. Quindi, eh, di continuare a lungo questa eh, linea di, di sviluppo, di condotta e di essere intransigenti rispetto a quelle che sono appunto eh, palesi violazioni o tentativi di forzare eh, rispetto alle coltivazioni transgeniche. Quindi, ringrazio ancora il sottosegretario dichiarandomi soddisfatto per la risposta all'interrogazione. Sì, grazie. Io, grazie Presidente. Io mi ritengo parzialmente soddisfatto perché la risposta si concentra su uno dei punti sollevati, quello appunto riguarda il eh, dispositivo sanzionatorio e non possiamo che riscontrare una certa eh, forza in questo dispositivo anche se ci sono delle, dei fenomeni. Eh, delle fattispecie che probabilmente dovrebbero eh, vedere un'attenzione un maggiore da parte nostra come ad esempio la questione appunto della provenienza di questi semi illegali, cioè come è possibile che sono state ripetute le situazioni negli ultimi anni eh, in cui eh, si riscontravano soprattutto nel nord est eh, coltivazioni illegali di OGM, come mai mh, diciamo la deterrenza del dispositivo sanzionatorio non è non non è bastata e quindi solleciamo un coordinamento maggiore tra le istituzioni affinché appunto questa situazione non, non avvenga più. Con il decreto del 2016 che citava il sottosegretario, qui ci troviamo in una nuova fase ovviamente, quindi una, una situazione chiara. L'Italia ha aderito ad una posizione chiara, uniforme, con tanti altri paesi europei appunto per il no agli OGM. Desta però preoccupazione, eh, ultimamente, è il fatto che nel comitato, nel PAF in sede europea a Bruxelles, l'Italia eh, abbia votato favorevolmente all'autorizzazione eh, di tre OGM: due nuovi e un, eh, appunto il famigerato MON 810. La problematica è appunto che c'è stata una mancanza di coordinamento istituzionale e quindi io mi aspettavo nella risposta di oggi anche un chiarimento in questo senso eh, proprio perché l'ultimo punto citava il coordinamento con eh, la relazione con eh, la normativa europea eh, ci si aspettava appunto l'adozione di questo decreto e la, il divieto per i, le varie varietà eh, di OGM eh, autorizzate in Europa non ci si aspettava Assolutamente eh, che l'Italia potesse cambiare repentinamente rotta dopo otto anni di coerenza e mh, le, le verifiche che ho potuto fare eh, rilevano come mentre il Ministero dell'Agricoltura coerentemente si era espresso per l'astensione, il Ministero della Salute ha voluto invece mh, cambiare. Orientamento e senza coordinamento istituzionale e senza consenso popolare né passaggi parlamentari di informativa o comunque di condivisione e partecipazione della decisione ha dato in questa sede tecnica il via libera diciamo all'autorizzazione degli OGM, che fortunatamente per ora non ha raggiunto la maggioranza necessaria, ma che segna un punto di regressione da parte del nostro Paese. Nel dibattito nel contesto europeo, dove invece l'orientamento è quello appunto di eh, mitigare il cambiamento climatico e quindi andare verso un modello agricolo eh, ecocompatibile, verso l'agricologia e verso modelli sostenibili e, e ovviamente verso il biologico, che va in contrapposizione alla, co alla contaminazione certa che gli OGM portano. Eh, quindi mi ritengo parzialmente soddisfatto ma soprattutto eh, eh, sottolineo il mancato coordinamento e la mancata rivendicazione dell'Italia della sua ottima posizione mantenuta finora in, in Europa e credo che il Ministero dell'Agricoltura debba eh, chiarire eh, istituzionalmente con il Ministero della Salute per quale motivo eh, c'è stato questo cambio di rotta. Infine sottolineo, come oramai è noto, che l'indirizzo, la strada da intraprendere è quella dei biodistretti, delle aree a vocazione, eh, a vocazione eh, biologica, per l'agricoltura biologica e per un'agricoltura comunque tradizionale che, che soddisfi eh, l'esigenza di cibo genuino da parte dei cittadini a prezzi popolari e questo qua sicuramente è un, è un percorso che non si può fare eh, sposando gli OGM. La ringrazio. Siamo ora all'interrogazione 3, 2764, sempre l'onorevole Zaccagnini su elementi e iniziative in ordine all'utilizzo di glisofato nel comparto agricolo. Sottosegretario Castiglione può rispondere, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La tutela della biodiversità e dell'ambiente è un'assoluta priorità per il Governo che proprio in quest'ottica promuove e favorisce pratiche agricole sempre più sostenibili. Credo che in premessa sia bene ricordare che a questo scopo sono state destinate oltre 3 miliardi del, di programmi di sviluppo rurale fino al 2020, insieme alle azioni specifiche che sono state condotte proprio per limitare l'uso dei pesticidi nei nostri terreni. Così come certificato dall'Istat, tali sostanze hanno subito un notevole calo nell'uso da parte delle imprese agricole italiane, a testimonianza concreta del lavoro che è già stato realizzato. Grazie alla diffusione di sistemi produttivi con tecniche di agricoltura sostenibile, l'Italia si colloca tra i paesi leader in Europa per la produzione biologica. Con una produzione dedicata pari a 1,5 milioni di ettari, il 12% della superficie agricola complessiva, circostanza questa che ne fa del Paese il più alto numero di imprese biologiche in Europa. Si tratta di un successo parziale, grazie anche alle politiche incentivanti degli ultimi vent'anni realizzate attraverso i programmi di sviluppo rurale, attraverso le diverse organizzazioni comuni di mercato e anche attraverso le risorse pubbliche che sono state destinate a questo scopo. In tale direzione va anche il piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, abbiamo voluto valare un piano strategico, abbiamo portato avanti questo piano strategico con tutta la filiera e prevede una serie di obiettivi che sono degli obiettivi molto ben individuati e fissati per la crescita del settore sia in termini di mercato che di superficie dedicata all'agricoltura biologica, da raggiungere entro il 2020 attraverso una serie di azioni molto puntuali, molto concrete e molto specifiche. Si tratta di un passaggio importante per un settore sempre più strategico per il nostro Paese, come ci dimostrano anche i consumi interni, che nell'ultimo anno sono aumentati in maniera esponenziale e tocchiamo la cifra del più 20%. Risultano così definite le linee guida strategiche per favorire e indirizzare uno sviluppo armonico del settore in Italia attraverso il coordinamento delle diverse iniziative per lo sviluppo, soprattutto per la tutela del consumatore e soprattutto per la semplificazione a cui abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione e anche per la ricerca. Nella stessa direzione va il fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal versamento dei contributi che è stato individuato nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti fitosanitari, di fertilizzante di sintesi e di presidi sanitari. La dotazione media annuale è di circa 3 milioni di euro e sono attualmente in corso, con, eh, abbiamo voluto mettere eh, questi 3 milioni di euro a disposizione, per 17 progetti nazionali e 7 progetti internazionali. Riguardo poi alla riduzione dell'uso dei fitofarmaci, ricordo che è stato elaborato un piano specifico, che l'onorevole Zaccagnini conosce molto bene: il piano, piano d'azione, il PAN volto alla protezione del consumatore, degli operatori agricoli, degli utilizzatori non professionali, a tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili, della biodiversità e anche degli ecosistemi. In ogni caso, a tutela del consumatore e a garanzia di una leale concorrenza, il sistema dei controlli sul biologico svolti dall'Espettorato Centrale, Repressione e Frodi. Organo tecnico di controllo del MIPAF prevede verifiche in tutta la fase della filiera, dalla produzione alla commercializzazione, e sono anche ben individuati alcuni prelievi e, prelievi e le analisi dei campioni. Quanto al principio attivo glifosate, grazie ad una forte azione in Europa abbiamo ottenuto che non fosse concessa l'autorizzazione per 180 mesi a tale prodotto. Attualmente sono in corso gli approfondimenti del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Il Regolamento 1056 del 2016 ne ha prorogato il periodo di approvazione ai sei mesi successivi all'acquisizione del parere citato dal citato Comitato o al più tardi è stata individuata la data del 31 12 del 2017. Nelle more il Regolamento 1313 del 1 agosto 2016, oltre a vietare l'uso del coformulante dalla Vomina, ha disposto ulteriori misure di mitigazione del rischio connesso al glifosate. In attuazione a tale disposizione, il 9 agosto il Ministero della Salute ha quindi revocato le autorizzazioni alle immissioni in commercio di prodotti sanitari contenenti glifosate in associazione con la talavammina e ha modificato le condizioni di impiego dei restanti prodotti fitosanitari. La ringrazio. Onorevole Zaccagnini, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Sì, grazie Presidente. Mi ritengo abbastanza soddisfatto, non pienamente, ma sicuramente eh, il, il Governo testimonia nel, nella risposta le varie azioni intraprese eh, proprio per dare all'Italia una direzione chiara, quella appunto eh, di un modello eh, agricolo dove si privilegi la tutela della salute e la qualità del cibo. L'Italia, come appunto menzionato dal sottosegretario, è leader in Europa per quanto riguarda l'agricoltura biologica. E questo è stato fatto grazie agli incentivi pubblici, alle strategie messe in campo, ma anche grazie alla cultura che si è diffusa e l'aumento dei consumi in questa direzione eh, lo, lo testimonia ampiamente. Il fondo, inoltre, è destinato dalle risorse, dai fatturati appunto dei prodotti fitosanitari. Il fondo del 2%, eh, che appunto ammonta a circa 3 milioni di euro, è un Un'operazione eh, condivisibile che va nella direzione giusta e che probabilmente dovrebbe essere rafforzata. Ehm soprattutto per coprire il fabbisogno economico e quindi avere coperture finanziarie per ampliare i progetti di, eh, torno, di ritorno ad un sfalcio eh, meccanico ma innovativo. Ci sono varie tecnologie innovative che permettono eh, la, la gestione del verde eh, senza l'utilizzo di questi erbicidi. Questa sarebbe la priorità eh, in, nel nostro Paese, soprattutto per mettere in sicurezza luoghi come parchi pubblici, ospedali, scuole, zone nelle vicinanze di questi luoghi o i campi sportivi stessi, campi da golf o campi da calcio dove è abbastanza contraddittorio l'utilizzo di queste sostanze che si sa sono nocive per il sistema e l'organismo umano. Il il fatto che il glifosato eh, al momento sia mh, sospeso eh, è un fatto positivo ma eh, ovviamente viene da una richiesta, un'esigenza forte dal basso, dall'opinione dall pubblica e eh, dalla cittadinanza europea che si, esprime, si sta esprimendo veramente per il bando eh, di queste sostanze, per la mitigazione dei danni che causano e eh, per una strategia a tutto campo che possa eh, che possa disincentivare l'utilizzo di, di queste sostanze. Le analisi eh, che ci auguriamo, eh, le verifiche scientifiche avranno il giusto grado di autonomia eh, che sono in corso, eh, dovranno dare dei risultati importanti a cui le istituzioni poi si dovranno attenere, ma va sottolineato come finora c'è stata una grande querelle nel mondo scientifico mh, anche per, a causa del fatto che le agenzie che erano state incaricate del, del vaglio dei dati e della letteratura scientifica spesso erano composte da eh, membri eh, in Ampio e, e, e palateale conflitto di interessi, essendo eh, le dirette dipendenze dei giganti dell'agrochimica. Quindi, eh, come è successo, ad esempio, per l'EFSA che ha incaricato il Bund, un, un istituto tedesco di cui ora non, non recito il nome, eh, per, eh, un, un fatto, eh, per il vaglio dei dati, un fatto abbastanza eh, fuori dal, dal comune che l'EFSA deleghi ad un altro istituto. Eh, Un'analisi una, una, un dei dati scientifici di così ampia importanza e quindi è, è importante. È, è Importante credo sottolineare che eh, è necessario il, il giusto grado di autonomia dei, de, degli enti, degli organismi che vanno a, a, appunto, a verificare eh, l'attendibilità scientifica e la nocività eh, di, di alcuni prodotti per la salute eh, umana e per l'ambiente, ovviamente, perché questi prodotti sappiamo bene che si sedimentano nelle faglie e nei, nei suoli. In ultimo concludo. Eh, ringraziando il sottosegretario, eh, dicendo appunto che la campagna per il bando al glifosato in Europa eh, a, si, a, a questa campagna si aggiungerà la raccolta firme LICE, l'Istituto Europeo appunto per la raccolta delle firme e dei cittadini europei, e eh, con raggiungimento di un milione di firme eh, ci sarà una richiesta ancora più forte per arrivare alla sospensione eh, totale di questo prodotto. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3.2760 dell'onorevole Ciraci ed altri su misure a favore del settore olivicolo. Sottosegretario Castiglione ha facoltà di rispondere. Prego. La tutela del settore olivicolo nel nostro Paese è uno degli obiettivi prioritari del Ministero delle Politiche Agricole. Infatti già dal 2015 siamo intervenuti con diversi e opportuni provvedimenti per gestire l'emergenza e la diffusione del batterio della xylella e per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo. Proprio pochi giorni fa, al centro di un incontro tra il Ministro Martina e il Commissario europeo alla salute Andrew Katis, è stato posto il tema dell'abolizione del divieto di reimpianto degli olivi nella zona dichiarata infetta, con un via libera da parte della Commissione. Per il triennio 2015-2017 sono state destinate risorse pari a 32 milioni di euro destinate al piano olivicolo nazionale. È uno dei pochi piani nazionali che ha una dotazione finanziaria così consistente, di cui 7 milioni di euro sono dedicati all'attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi, tra cui anche la Xylella. L'obiettivo di questi interventi è quello di incrementare la produzione nazionale di olio extravergine d'oliva, di introdurre nuovi sistemi culturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana di valorizzare le iniziative del Made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate e di sostenere l'aggregazione economica degli operatori della filiera olivicola, che è uno dei punti più deboli di tutta la, la, la struttura della filiera, proprio il tema dell'aggregazione dell economica. Abbiamo assunto poi un forte impegno, sia in ambito internazionale ma anche in ambito nazionale, per favorire la tutela, ma soprattutto la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva. In questo senso è stata elaborata una normativa sulla tracciabilità del prodotto attraverso la costituzione di registri telematici che consentono agli organi di controllo di verificare l'origine dell'olio che è stato posto in commercio fino al suo produttore. Abbiamo una piena tracciabilità del percorso del nostro del prodotto, soprattutto dell'olio extravergine d'olivo. A riguardo rilevo anche che i pertinenti organi di controllo e dunque l'ispettorato repressione e frode, in cui si è aggiunto anche recentemente il nuovo comando dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare, sono impegnati costantemente per garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva tutelando innanzitutto i consumatori dall'eventuale commercializzazione di taluni alimenti contraffatti oppure falsamente certificati come italiani e per tutelare l'immagine dell'olio d'oliva sia sui mercati nazionali ma soprattutto sui mercati internazionali. Peraltro la collaborazione intrapresa dall'ispettorato con l'Agenzia delle Dogane e delle Capitanelle di Porto ha permesso anche di migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi di introduzione dei prodotti alimentari che sono provenienti dai paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazione di alimenti falsamente diarati italiani sul territorio nazionale. Ringrazio e rassicuro inoltre l'onorevole Palese, assieme agli altri firmatari, che tenendo conto delle criticità esposte nell'interrogazione del calo delle produzioni nazionali dovuto alle avverse condizioni climatiche e fitopatologiche sfavorevoli, manterremo un, livello, un elevato livello di attenzione al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni contraffattivi e l'illecita commercializzazione di oli che hanno un'indicazione eh, diversa da quella effettiva. Quindi una, sul tema Dell'indicazione di origine c'è una specifica puntualizzazione quindi eh, volevo rassicurare che faremo di tutto perché si possano evitare questi fenomeni di eh, molto spesso eh, di contraffazione di fenomeni contraffattivi e soprattutto di illecita commercializzazione. La ringrazio, sottosegretario Castiglione. Onorevole Palesi, a facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta. Sì, grazie, signor presidente. Io non ritengo di esprimere soddisfazione in riferimento a quanto esposto poco fa dal rappresentante del Governo, al sottosegretario, cioè per i motivi che qui esporrò. Non è un problema di programma, cioè il programma c'è, eh, però finora cioè noi abbiamo visto che i risultati per tangibili rispetto alla situazione del programma non è che eh, qualcuno ci sia accorto soprattutto nella realtà pugliese. Eh, diversi esponenti, per non dire quasi tutto, del mondo agricolo o della, della Puglia manifestano grandissima preoccupazione per il futuro dell'olivicoltura pugliese perché c'è fin troppo evidente che non c'è solo un problema di riduzione della produzione che già è stato dovuto certamente anche a livello nazionale, ma soprattutto in Puglia c'è per le situazioni di avversità climatiche. Ma la, uh, il colpo di grazia alla produzione della. Um, parte c'è dell'olivicoltura cepugliese, si è avuto nell'anno precedente, in particolare c'è per quello che è successo e per i danni che ha provocato la cosiddetta xrella fastidiosa e Codiro. È stato questo il motivo principale, cioè perché questa eh, purtroppo c'è cioè situazione ha distrutto completamente cioè gli alberi cioè che non hanno più nessuna possibilità di futuro. E quindi cioè, non c'è solo un fatto di contraffazione, di pericolo dell'olio extravergine, cioè che arrivi e fu da fuori, fuori c'è il problema della tracciabilità su cui il sottosegretario cioè qui, ha descritto un po qual è il programma di livello cioè, nazionale e anche c'è il piano cosiddetto rivicolo, cioè che dà una eh, diciamo, attenzione, così come c'è in altre parti anche la situazione della Puglia. Noi abbiamo cioè, un problema serissimo cioè in Puglia, perché al di là di tutte le lodevoli eh, diciamo, dichiarazioni di intenti e di auspici che ci sono stati, concretamente ancora non si è visto niente. Ahimè, non solo da parte, da, da parte del Governo, ma peggio ancora da parte della Regione. Ora, noi riteniamoci che questo sia un problema nazionale, perché sì, è vero cioè, che c'è un problema degli alberi secolari, il problema paesaggistico, il problema dell'identità, ma l'olivicoltura, cioè, soprattutto dove c'è stata eh, diciamo, la, la distruzione da parte degli alberi di olivi con l'essiccamento e quant'altro per la xilella, eh, nella zona della provincia di Lecce e in parte anche in quella di Brindisi e di Taranto, era soprattutto e continua a essere cioè una delle principali attività agricole cioè che ha uno sfondo, cioè socio, uno sfondo principale cioè socio-economico, una fonte di reddito seria che viene a mancare in quel tipo di situazione. Ebbene, il fenomeno è, del, è, è noto dal 2012 e noi ancora qui parliamoci di pianificazione e quant'altro, ma nel 2012, per fortuna c'è cioè in questo caso che c'è stata l'Europa, che ha avvertito cioè, governo e regione dicendo vada attenzione che lì c'è un focolaio cioè, nella provincia di Lecce. Che cosa state per fare? Niente. Soprattutto, ripeto, al di là del Ministero, all'epoca c'erano altri titolari, anche c'è in Regione latitanza totale. Poi cioè, si è passato purtroppo cioè, alla diffusione, all'estensione cioè, di questa malattia cioè, fitosanitaria degli, degli olivi e quindi la distruzione ci è aumentata completamente, si è passati a una vera e propria epidemia. Con l'Europa di nuovo, cioè, che ha richiamato a quali provvedimenti ci si stesse ci provvedendo, niente, latitanza totale. E, e per poi finire, addirittura, cioè, che ci sono state poi le sanzioni nei confronti dei vivaisti, nei confronti dei impianti, nei confronti di tutto da parte dell'Europa, visto cioè, che qui in Italia non c'era nessuna possibilità né della Regione né del Governo cioè di poter intervenire. Ora la situazione è completamente. È drammatica perché dal, 2000 oggi, dal 2012 ad oggi non c'è stato nessun tipo di risposta, per non parlare poi, ripeto, non solo di questi interventi che purtroppo ci rimangono sulla carta. Questo è il vero problema. Rimangono sulla carta cioè, tutte queste intenzioni perché sul territorio non se ne accorge assolutamente nessuno. L'unica nota positiva che si è avuta dal 2012 ad oggi, sia da parte del governo e da parte c'è cioè, della Regione Puglia e la lotta che è stata fatta a livello cioè, di Europa per poter avere la possibilità del, reimpia del reimpianto. Ma rispetto cioè, a tutto il resto non mi sembra che ci siano fatti nuovi, eh, annoto pure c'è cioè, bene che rimanga qui agli atti della discussione, pure c'è cioè, dell'Aula. Che la Regione Puglia, invece di provvedere a rivisitare il piano di sviluppo rurale, è a indirizzarlo, cioè a interventi di sostegno, di sostegno al reddito per i rimpianti e quant'altro per poter dar vita, sì, alla, a, di nuovo alla, a, 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 con interventi seri e, e diciamo, fattuali rispetto a questa situazione non fa assolutamente nulla. L'unica cosa c'è che in discussione c'è in Consiglio una fantomatica agenzia che dovrebbe fare, non si capisce che cosa c'è a livello regionale. Ecco perché insomma, io penso che alla fine il Governo abbia pure eh, diciamo la, uh, la necessità di dare un, un controllo rispetto alle risorse cioè che vengono utilizzate nel contesto del piano sviluppo rurale perché non debbono essere dissipate in anegie, agenzie cioè fantomatiche, Grazie. addirittura per la per sistemare poltrone e amici. Grazie. Grazie, e così abbiamo esaurito interpellanze e interrogazioni previste per stamani. Sospendiamo la seduta e riprendiamo alle ore 15.30. La seduta è sospesa.